dei Barro Fronzo, benvenuti alla seconda puntata della Castlecraft, che è la serie multiplayer nella quale io gioco insieme alla Geek Battery, d'accordo, e faccio cose e vedo gente e vi spiegherò man mano che cazzo facciamo. Per questo inizio di puntata, che sarò tipo appunto, che sarà solamente l'inizio, d'accordo, perché poi effettivamente cambieremo, sono quasi da solo, quasi, perché sono le 3 del mattino e logicamente tutto il resto della Geek Battery adesso tipo sta dormendo, perché insomma sono le 3 del mattino, io sono appena tornato da come cazzo si dice là, da lavoro, e quindi logicamente non è che la gente sta ad aspettare me che vengo a registrare. E però sono accompagnato dal signor Black Avatar. Buongiorno signor Black Avatar. Buongiorno, buongiorno. Black Avatar, che naturalmente è il tecnico di supporto, potremmo dire, della Geek Battery in questo momento. Facciamo anche un po' di pubblicità a lui, nel senso che il suo canale è in descrizione. Sì. Anche, sì. Lui, anche lui si occupa logicamente di Minecraft, però molto spesso è la persona che ci dà più una mano, d'accordo, per la realizzazione, esatto, di pacchetti tecnici e altre stronzate. Quindi per cui ovviamente il grosso del lavoro, se non ricordo male, di questo pacchetto l'ha fatto il signor Carbuncles. Bancos, però praticamente c'è stata una grossa mano anche da parte del signor Black Avatar, che probabilmente, anche se non abbiamo ancora la data certa o i cazzi vari, però dovrebbe poter diciamo così partecipare a questo server, nel senso che magari viene come ospite d'onore, gli facciamo vedere un pochetto le nostre case, esatto, e cose di questo, esatto, tipo qua. Sì. E allora, un po' di cose sono cambiate dall'ultima volta, nel senso che voi mi avevate visto che stavo semplicemente facendo avanti e indietro da quel cazzo di coso, di villaggetto dell'altra volta, però la gente si è messa naturalmente a rushare con la velocità di Usain Bolt quando sta inseguendo il cazzo di autobus, d'accordo, perché l'ha perso. Allora, io adesso vi faccio vedere come arriva, com'è la vita, come succede la vita al di sopra dell'isola. Tra l'altro noterete, d'accordo, che il mio inventario è leggermente cambiato. Adesso vi mostro un attimino quanta roba ho. Appena arrivo su, eccoci qua. Io, vabbè, questa roba qua che me l'ha droppata un cazzo di minion mentre andavo in giro, non mi ricordo che cazzo è successo. Ho trovato vario oggettame, c'è questa roba qua che avete visto che me l'aveva data il nostro il nostro ministro della difesa Lord Kyle. Questa qua me la sono trovata all'interno dell'inventario e sti cazzi. E questo qua è il pickaxe che io sto utilizzando per livellare, perché all'interno di questo cazzo di gioco non è che tipo te ti puoi fare il cazzo di piccone di diamante, lo fai, crafti, finito. No, hai una cazzo di roba di flint che più vai avanti a minare più lo livelli, diciamo così, e si evolve insieme a te come se fosse dotato di memoria propria. In questo momento, se io premo shift, mi fa vedere tipo il skill level, mining XP, eccetera eccetera, e ogni volta che io do un colpo mi aumenta la skill XP, che arrivata al cap, cioè in questo caso a 432 colpi, io sono solamente 35, il piccone si evolve e io riesco praticamente a avere un bonus supplementare all'interno del piccone stesso, che in questo caso è Haste, però è diventato Haste 2 prima, non mi ricordo che cazzo. Qui sopra è stato disboscato completamente, è stato messo un cazzo di orticello da non ho idea di chi, ma mentre io sto parlando probabilmente vi sta venendo il nome in sovraimpressione: ah, è stato questo tizio qua, o è stata la collaborazione di queste persone qua, che stanno praticamente rushando oltre a vari tipi di coltivazione per provvedere al nostro sostentamento. C'era un termine tecnico specifico per questa cosa qua, le derrate, era un termine militare per indicare tipo il fatto che prendi da mangiare, ma non mi ricordo qual è, vabbè, mi verrà in mente. Dimmi. No, niente, stavo pensando. Allora, dato che io sono stronzo e sono... attenzione! Ah, che bello, posso anche dormire, figata! Dato che io non sapevo bene che cosa fare, mi sono messo a fare ordine. Cioè, so che è un paradosso che io mi metta a fare ordine, però tipo mi sono preso tutte quante le casse che erano lì, le ho messe qua e ci ho messo praticamente cartelli davanti che possono indicare che cazzo è successo. Quindi qua c'è la pamo e vario, qua c'è il legname vario, pianticelle, semistrambi, fiori e germogli, d'accordo, in maniera tale che la gente perché c'è del casino qua, io vi inculo tutti quanti, perché cazzo c'è... metto la, vabbè, lasciamo stare. Poi qui guarda che casino, già la gente fa, ah no, aspetta, no, questo è giusto metterlo qua dentro, però la gente evidentemente è stupida e non ha capito, vabbè, indifferente. Qua c'è il terriccio, il pietrame, gli affini, pezzi di case, scale, porte e roba simile, d'accordo, quindi materiali vari. Ed è strano perché naturalmente c'è lo steel ingot che non dovrebbe stare qui, il dark pick che non dovrebbe stare qui,
La crafting station che potrebbe stare qui, ma anche no. Le carote, le mele, tutto il cibo non dovrebbe stare qui. Ma guardate che merda, la gente proprio sputa in faccia tutto quanto quello che faccio. Vedi, Black Avatar, io non devo fare ordine perché la gente se ne No, lascia incula. stare, tanto hai fatti. Ecco, e qua praticamente c'è anche roba della Magical Crops che, come vedete, è stata rushata fino alla Strong Infusion. Questo server ha tipo 24 ore di vita e siamo già alla Strong Infusion. Quindi, vabbè, adesso mi metterò a fare questa roba qua. Stessa roba per là sotto, che adesso vi faccio vedere in che condizioni è. Dopo, ripeto, neanche 24 ore di gioco, ma non si può lasciare in mano, d'accordo, a queste persone il server per troppo tempo. E pluff, c'è questa pozza sulla quale io mi sono già schiantato qua. Però questo non ve l'ho fatto vedere, perché non stavo registrando. Questo qua è il cratere. Porca puttana. Non mi morire. Dove Non mi effettivamente morire. ci siamo piazzati. Qui c'è tipo la miniera e si va fino in fondo. Qui hanno messo un cazzo di smelteri, d'accordo, alta fino al cielo più o meno. E qui è già un rudimentale sistema di energia lava, perché qua vicino c'era una pozza di lava collegata a dei, come si chiama qua, heat generator, ecco come cazzo si chiamano, che alimentano energetic infuser, Lidstone energy cell varia e un metallurgic infuser per non saperne leggere né scrivere. Bene, adesso io naturalmente chiudo la registrazione, metto in ordine tutte quante queste cazzo di casse in maniera tale da dare almeno qui davanti una parvenza di ordine, così che la gente possa tipo non cercare su 16 casse differenti le cose di cui ha bisogno. Questo non ho idea di che cazzo sia, perché io ci vado dentro, d'accordo, non mi si rigenera la salute, non mi si rigenera la panza, d'accordo. Quando ci risentiremo sarà un nuovo giorno, anche se per voi saranno po passati pochi minuti. Io avrò messo in ordine tutte quante queste casse e probabilmente ci sarà qualcun altro a farmi compagnia per il finale, d'accordo, della puntata, che, come avrete visto, saranno più che altro di aggiornamento, perché io ho poco tempo, quindi per cui faccio il recap di quello che è successo e vaffanculo. Probabilmente mi metterò a minare anche alla cazzo con questo piccone, perché voglio provare a vedere fino a quando arriva. Ah, tra poco. Ciao, signor Black Avatar. Adios. Allora, la mia opera tipo di ordinamento, d'accordo, è... Orca puttana! Ecco, è terminata. Però... Porca puttana, via via via. È la luna rossa, d'accordo, che sta salendo. Quindi io penso che probabilmente me ne vado fuori dal cazzo e slogo dal server, perché non credo di essere equipaggiato per... Madonna santa, che cazzo sta succedendo? Meno male che mi sono liberato di tutta la roba, più o meno. Come ti combatto? Come ti combatto? Come ti combatto, maledizione? Cosa sei? Cosa sei? Cosa sei? Ok? Madonna santa, ragazzi, ma... Oh! Via, 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 via! Porca puttana! Oh, madonna! Dio. Cosa cazzo sei? Oh signore! Aia! Bastardo! Malissimo! Dove sei, merda? Aia, vaffanculo! Devi morire, cazzo! Oh signore, quanto cazzo sei duro! Via, 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 via! Scusate che non riesco a urlare! Non riesco a urlare perché sono tipo le cazzo di ore, sono le 4:25 del mattino. Puttana Eva, signori. Oh Cristo del Dio, com'è il mio equipaggiamento? Ok, sono quasi del tutto intero. Madonna santa, che cazzo di pacchetto. Ma non posso andare a dormire. Mi sono preso i fulmini in testa, maledizione. Cioè, non so se riesco a farvi cogliere la drammaticità del fatto che è tutto rosso, cazzo. Dov'è la scaletta per andare su? Maledizione! Cosa ho preso? Spada d'oro, stivali. Dov'è? Lì, lì. Devo riuscire ad andare di sopra, sperando nel Signore che... Oh mio Dio. No, non mi dire che mi attacchi. Non ti ho guardato? Non ti ho guardato? Non ti ho guardato? Non mi rompere il cazzo. Via, via. Maledizione, questo? E questo? E questo? Merda! È un creeper normale. Era un creeper normale, sì. Via, 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 via. Vediamo se... Madonna, maledetta luna. Ma si può andare a dormire con la luna rossa? Adesso lo scopriremo insieme. Se non si può andare a dormire... Maledizione, non posso neanche prendere da mangiare. Perché? Perché devo assistere? Io volevo solamente mettere in ordine le casse e farvi vedere quanto cazzo sono bravo. No, devo... Oddio.
Dio santo, è tutto rossissimo. Mi sto impanicando tantone, ragazzi. Aiuto? Letti? Cose? Dormire? Come sarebbe a dire che non mi sento stanco? Sto morendo di stanchezza. Porca puttana! Oh mio Dio! Che cazzo, cosa è saltato in aria? Oh Dio santo! Non so cos'era, non so cosa mi è saltato addosso. Era... Oddio le api, cazzo! Devo assolutamente andarmene fuori dal cazzo. Metto qua la roba, scusate che... Cazzo, i letti sono tutti distrutti, maledizione. E adesso? E adesso? Oddio, vuoi vedere che mi è saltato in aria il letto proprio perché ho tentato di dormire? Oh signore Dio. Oh signore Dio, che cazzo devo fare? Oh Madonna santa. Guarda te che cazzo di cratere. Spero di non aver distrutto niente di rilevante, di vitale. Dio santo. Ho sentito un... No, no, c'è uno zombie invisibile. Non è vero. Non può essere vero che ci sono gli zombie invisibili del cazzo, che se non avevo le casse accese non li sentivo. Che cazzo è? Che cazzo è? Oh Dio, 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 Dio. Cosa? La... Ah! Dio sa, non lo vedo, non lo vedo. Ci sono solamente queste bollicine di merda. Muori qualunque cosa tu sia. Che cazzo mi ha droppato? Madonna! Voglio mangiare però. Non c'è cibo qui sopra, come cazzo è possibile? Gli scheletri mutanti, guarda quanto sono veloci, oddio! Che male! Aia! Vaffanculo! Muori giù nella merda, maledizione! Del cibo qua, è possibile che non ci sia del cibo? Terriccio, pietrame, legname vario, pezzi di casa, scale, magical crops... Voglio mangiare, cazzo! Questa roba qua se la ripianterà Sergei, maledizione. Che cazzo è? C'è una crafting table di qualche tipo? Maledetta luna rossa. Dove... Guardala ancora lì. Madonna santa. Non ne usciamo vivi, eh. Non ne usciamo vivi. Mi si sta anche rompendo l'arma. Io sta roba la lascio. E torno immediatamente giù che c'era una cassa con dentro anche delle armi. Se non mi ricordo male. Sperando nel signore che non sia completamente occupata da dei mostri stronzi. Via, via, via. Mamma mia, levatevi dal cazzo. Non posso neanche stare vicino alle maledette casse perché se esplode qualcosa poi mi incazzo sul serio. No, è qua, sì, dagger oppure... Perfetto. Ok, è sufficiente. Non è sufficiente. Perché? Ah. Cibo, 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 cibo. Oddio santo, pensavo di essermi tipo preso una sberla, invece semplicemente che se fai così, oh, voli all'indietro con la tua spadina del cazzo. Questa qua la devo assolutamente, ma c'è il livello di... Guarda che roba, tra 100 usi sale di livello, chissà che cazzo mi riesce fuori. Io sono lo scudo che difende i domini degli uomini, perché non mi viene in aiuto, cazzo, il giuramento dei guardiani della notte in questo momento? Chi è che è illuminato così scarsamente? Non ho neanche un arco, maledizione, quindi tipo non posso shottare la gente di stato. Oddio! Bastardo, maledetto, devi morire. Oddio santo. Non è normale? Dove cazzo sei andato? Wow. E mi sono infilato nella tana del lupo. Ma va bene, va bene. Oddio. Dove mi sta sparando? Ah, ok. Mi faccio cioè, che mi cago addosso. Questa è assolutamente inutile. Me l'hanno droppata i mob ed è inutile. È giorno? Oddio santo, siamo quasi sopravvissuti alla notte. Se questa cosa non ci uccide, se questa cosa non ci uccide, se questa cosa non ci... Wow, wow, sono sopravvissuto alla luna di sangue. Sì, quasi. Oddio, quanto cazzo sei veloce, pesante, duro. Guardate che roba. Ah, sono sopravvissuto alla luna di sangue. Sono sopravvissuto alla luna di sangue, allora gli altri si fottano. Che cosa cazzo è quel creeper viola lì? Oh sì, oddio, 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 oddio santo!
Un Ender? Cosa? 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 Un Ender Creeper? Cosa? 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 Sono sinceramente incredulo. Non so se traspare dal mio tono di voce lievemente alterato. Cosa? 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 Volevo solo fare ordine. Volevo solo fare ordine ed è nata la luna rossa. Neanche quella là tipo che naviga. Capito? Dio santo. Guardate che bravo che sono stato. Minaggio grezzo, shard affini con tutta la roba grezza, metalli lavorati di qualunque cazzo di tipologia, pezzi di strumenti della Tinker's Construct. Guardate, qui c'è anche la raccolta per carb, cose inutili che potete anche fraccarvi su per il culo con tutti questi strumenti di merda che non funzionano perché c'è sta mod, d'accordo? Che guarda quanto cazzo di schifo che c'è qua. Cosa sono questi? Feather Falling, c'ho gli stivali con Feather Falling, ma guarda te che roba. Signore Dio, ho troppe emozioni. Scusate se sto video è durato un'eternità, ma che cazzo! Oh, 8 livelli mi sono fatto stanotte. Oh, oh, oddio, 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 oddio. Allora, gli altri si fottano, d'accordo. Ho difeso questo cazzo di server con le unghie e con i denti e non potevo neanche dormire. Devo assolutamente spezzare una lancia a favore di Kyle, che mi ha fabbricato sta cazzo di spada con quello che ha trovato per terra. Grazie. Cos'è questa roba? Bene, ho anche le fire charge, perché evidentemente ci sono i mostri che droppano le fire charge. Perché? Gesù santo. Troppe emozioni per un video solo. Allora io vi invito a mettere un mi piace a questo video se effettivamente vi è piaciuto. Tutte quante le persone che io ho nominato sono all'interno della descrizione di questo video, d'accordo? Vi invito a iscrivervi al mio canale di YouTube se ancora non l'avete fatto, alla mia pagina di Facebook che trovate sempre in descrizione. Per me sicuramente nient'altro è rimasto da dire, quindi vi do appuntamento alla prossima puntata e da Max di Berro Fronzo, portavoce ufficiale della Geek Battery, adios a todos.